Sono Riccardo Gatti di Open Arms, capo missione a bordo. Mi chiamo Giorgia Linardi e sono portavoce in Italia per l'ONG tedesca Sea-Watch. Mi chiamo Francesco Piobbi, che sono un operatore del progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Da tempo noi continuiamo a richiedere che chi dovrebbe rappresentare il più alto livello di etica e di rispetto della vita umana è di guardare alla nostra esperienza, a come noi siamo riusciti a portare in sicurezza persone che si trovavano in una situazione di vulnerabilità. E con il cambio di governo ci auguriamo che ci si possa focalizzare su tre punti: il prima, il durante e il dopo. Perciò anche a questo nuovo governo noi richiediamo lo stesso, no? Che rispetti la vita delle persone. Creare corridoi umanitari dalla Libia. La Libia è un paese che va stabilizzato e questo è un processo che richiede anni. In questo momento in Libia ci stanno chiedendo di essere portate via da una situazione di forte insicurezza. Quindi partire con la creazione di corridoi umanitari dalla Libia perché le persone non siano più nella condizione di dover attraversare il mare. Il mare però, finché ci sono persone in difficoltà, bisogna che ci siano le navi per soccorrerle. Il soccorso non va criminalizzato. Perché se mettiamo in discussione il diritto al soccorso in mare, mettiamo in discussione il principio fondamentale che in qualche modo regola l'umanità e la società. E che evidentemente si permetta non solo alle ONG di continuare a soccorrere in mare, in quanto non esiste sistema di soccorso istituzionale. Per ciò che riguarda la Libia vanno sicuramente rivisti gli accordi con la Libia, se non stracciati per quelli che sono oggi. Questa discussione che è stata aperta dai governi italiani, da questo e da quello precedente, è stata fatta su una base molto spesso di una retorica priva di realtà. Bisogna garantire la possibilità per queste persone di sbarcare nei porti sicuri europei più vicini ed essere redistribuite automaticamente. Per far sì che anche le mafie o il traffico di persone diminuisca. Il mondo che sta cambiando apre delle contraddizioni, apre dei problemi che possono essere affrontati soltanto se ci mettiamo in un tavolo, in una discussione in cui anche la voce dei migranti trova spazio. Perciò quello è in tutto, come sempre, noi facciamo con qualsiasi rappresentante delle istituzioni a richiedere il rispetto della vita umana e mettere al centro delle decisioni politiche, economiche e sociali la persona e non nient'altro. Perché i migranti non sono oggetti, i migranti non sono un problema, sono delle persone. E lavorare sul diritto alla protezione internazionale non vuol dire semplicemente oggi assicurare ai migranti la possibilità di ottenere una sicurezza, una via di accesso sicura in Europa. Vuol dire anche investire sul futuro dei nostri figli, perché i diritti valgono per sempre.